Chi ama giocare al lotto e porta avanti la sua passione da anni sa bene quanto ci si affezioni a determinati numeri, considerandoli fortunati e affidando loro la propria sorte con la speranza di incassare un monte premi da urlo e cambiare per sempre vita. C'è chi si affida all'istinto e improvvisa di volta in volta. Chi si lascia guidare dagli eventi accaduti negli ultimi giorni traducendoli in cifre grazie alla smorfia napoletana. E chi, più semplicemente, continua a riproporre sempre la stessa combinazione nella speranza che finalmente sia arrivato il suo momento. Quello che probabilmente neanche il più ottimista dei giocatori potrebbe mai immaginare è che però alle volte la dea bendata, nella sua ironia, è capace di bussare anche due volte di fila alla stessa porta. È il caso di questo fortunato riuscito nell'impresa, assai notevole, di vincere per due volte a distanza di soltanto 18 mesi. Il tutto presentandosi alla stessa tabaccheria e segnando sul tagliando sempre gli stessi numeri, riproposti anche dopo aver vinto una prima volta. Continua a leggere dopo la foto, impossibile non invidiarlo. A raccontare l'assurda vicenda è il quotidiano francese Le Parisien. Ha per protagonista un cittadino, di cui non si conoscono le generalità, di Evian-les-Bains, paese sul lago Lemano al confine franco-svizzero. La prima vincita è arrivata nel novembre 2016, nella tabaccheria La Havane. La stessa in cui il 18 maggio scorso, dopo aver ampiamente festeggiato per il colpo di fortuna, l'uomo si è presentato di nuovo per rinnovare la sua giocata di sempre, confermando i numeri a cui era ormai ancor più affezionato. Continua a leggere dopo la foto, il risultato. Un inaspettato quanto graditissimo bis, grazie al concorso Mimilion. In totale, oltre €1 milioni l'incasso. Il caso ha fatto ovviamente scalpore in rete, scatenando una notevolissima, quanto giustificata, invidia da parte degli utenti. Il quotidiano francese Le Parisien ha calcolato che la probabilità di una doppia vittoria a così breve distanza di tempo è di 1 su 19.000 miliardi. Lui, in barba a ogni pronostico, ha però incassato senza farsi troppe domande. Continua a leggere dopo le foto, Euromillions è una lotteria, una sorta di superenalotto ma più facile, che coinvolge 12 paesi europei. Oltre alla Francia si può giocare dal 2004 nel Principato di Monaco, Spagna, Andorra, Regno Unito, Irlanda, Austria, Portogallo, Belgio, Lussemburgo, Svizzera e Liechtenstein. La non ha ancora aderito al concorso. Gli italiani, invece, si sono affrettati a fare i complimenti al vincitore in rete, lasciandosi accolorite espressioni per commentare il colpo di fortuna,